Ok, ciao a tutti, buonasera. Ecco, ci siamo al lavoro concluso come avevo promesso su questo cipresso toscano di proprietà di un mio studente qua a Verona. E allora, diciamo che quello che ho fatto per prima cosa è andarci a lavorare su concentrarmi bene sulla parte sulla linea secca che mi sono praticamente, diciamo che ho dedicato la maggior parte del tempo in andare a ridurre tutta questa massa di secco pesante che si trovava precedentemente. Diciamo che ho eliminato parecchia roba, alleggerendolo più o meno, riportandolo a un certo equilibrio con tutta la struttura, tutto il disegno della pianta. Cosa ho realizzato? Praticamente ho eliminato il pezzo di sopra andando a ridurre, cercando di creare con la tecnica dello strappo, andare a creare delle linee, praticamente delle fossature. Ho eliminato una radice in questo punto che era tutta secca, che arrivava fino a questo punto qua. Sulla parte retro, anche qui sono andato a alleggerire parecchio. Adesso non si vede bene, però insomma ci sono ho creato dei bei movimenti anche per darle un certo carattere alla pianta, ok? Poi ho fatto uno sciari su questa parte, diciamo, che rimane sul retro della pianta, arrivando fino a questo punto. Poi ho prolungato questo jean che c'era già, ma ho seguito una linea più basso come in questa zona qua. Poi la parte superiore, praticamente, che qui c'era quella testa di papera, sembrava una papera, l'ho eliminata totalmente. C'era un rigonfiamento qua che non diceva, non era molto conico, non ci stava bene in questa angolazione. Allora sono andato a diminuire, praticamente eliminarlo, creando un piccolo jean e allo stesso tempo uno sciari fino a questa lunghezza qua. In questo punto, con la fessuratrice, ho aperto e tirato fuori questo pezzo di legno che era attaccato a questa parete qua, anche per dare uno spazio anche visivamente un po' più di carattere. Poi anche qui ho aperto un po' andando verso il basso. Il tengin l'ho lasciato, l'ho accorciato leggermente, poi vedremo in futuro se magari si può togliere. Allora passiamo sulla struttura della pianta, sulle masse fogliari, che qui non ho messo filo, praticamente ho tenuto il filo che c'era sulla pianta, ho eliminato il filo che passava su questo ramo e su questo tratto sulla parte apicale, però ho dovuto mettere un filo su questo ramo e sul sashi Eda per andare a dividere, perché si trovava diciamo quasi nello stesso piano. Con il tempo, insomma, ha calato e poi si sono trovati nello stesso piano. Allora, mettendo un filo, ho cercato di alzare questo ramo verso destra e poi abbassare il sasciera e cercando di stenderlo maggiormente, anche creando dei movimenti molto morbidi, dare una linea morbida sul primo ramo. Okay? Questo ramo qua avrei preferito che fosse stato in questo punto qui, è un po' più corto, perché parte in una biforcazione e hanno quasi la stessa lunghezza del sasciera. Perciò in un domani valuteremo magari di andare a eliminarlo. Al momento
non mi disgarra, mi piace anche perché mi va a coprire una zona mancante in questo tratto vuoto. Poi sulla parte superiore, sull'apice, come vi avevo detto, ho alzato per darle più, cioè praticamente ho dato uno stiramento sull'apice e riportandolo leggermente verso l'osservatore. Con un tirante mi sono ancorato su questo tengin e ho messo una tacchettina di legno per tenerlo alzato. Ora, come struttura fogliare, diciamo che ho creato di nuove spaziature, ho fatto una bella potatura perché erano allungati parecchio, ho risistemato la parte conica, la parte, il triangolo dell'apice, dando maggiormente uscita anche su questi rami di direzione. Poi sul retro ho dovuto alzare questo ramo per avere una visione sul davanti, ecco, cercare di intravedere questo ramo anche perché era calato e si trovava tutto allo stesso livello, perciò alzandolo l'ho ubicato in questo posto e ho coperto uno spazio mancante. La stessa cosa con questo ramo qua, anche questo ho cercato di posizionarlo tra questo ramo, tra la profondità e la parte superiore. Niente, diciamo che sono contento del lavoro. Adesso c'è da coltivarla per bene. Le foglie sono abbastanza piccole e questo vuol dire la granulometria del terreno, perciò di conseguenza le foglie le fanno più piccole. A dire la verità sembra addirittura un Itoigawa, un ginepro, da quanto voglio dire si sono diminuite le foglie. Niente, adesso lo porteremo avanti, spero che vi sia gradito questo lavoro, ci vediamo alla prossima. Buona serata a tutti.